fin qui. Ora pensate a vostro padre, ragazzi. Scusate, Guido Corradi. È stato ricoverato qui d'urgenza. E con il dottor Aiello. Adesso piano. Presto, in sala operatoria. Papà, siamo qui. Vi darò notizie appena possibile. Sì. Bianca! Come sta il papà? Devono operarlo. Non sono riuscita a fermare l'emorragia. È gravissimo, Giulia. Oh mio Dio. Fausto, che è successo? Quel bastardo di Andrea. Maledetti Petrucci. È tutta colpa loro. Che ti ha fatto? Andrea, non tormentarti, non potevi fare altro. Ve l'avevo detto che quelli portavano solo guai. Ma come, se fanno male, poi vengono a dare la colpa a noi. Guarda che se Fausto Corradi è arrivato qui col fucile, è perché pensa che siamo noi responsabili dell'incidente del padre. Oh, ma siete tutti uguali voi socialisti. Ma come, quello un'altra volta ammazza e tu lo difendi pure. Io c'ho una coscienza, Amedeo. Tutte le macchine sono sotto la mia responsabilità. Se ho sbagliato qualcosa... Sai quante volte succederà che si fa male un colono? Come ti permetti di parlare così della vita di uno? Sta buona, Andrea. No, Andrea, per favore, no così. Io stavo solo cercando di convincere tuo padre che non è colpa sua. Dai. Corradi, mi hanno detto che mio nipote ti ha acconciato male, eh? Sarete contento di quello che è successo, eh? Non aspettavate altro da quando siamo arrivati qui. Fausto, cercate di capire, sconvolto. Capisco, capisco. Mi dispiace per vostro padre. Come sta? Quando siamo venuti via dall'ospedale lo stavano ancora operando. Ah, e voi siete venuti qui a lavorare. Bravi! Pregate che si rimetta presto per tenervi il potere. Ci vogliono 4 unità lavorative. Questo lo sappiamo. Cerca di non peggiorare la situazione, dai. Andiamo. Potrebbe andare peggio di questo. Dottor Aiello, allora, come sta il papà? Si sta risvegliando. Perché sei in ospedale? Hai avuto un incidente mentre stavi lavorando. Come ti senti? Stordito. Hai sete, papà? Ti prendo un po' d'acqua. Aiutatemi. Non riesco più a muovere questa gamba. Sarà l'effetto dell'operazione, papà. Non ci riesco proprio. È come bloccata. Me l'hanno fasciata. Stai tranquillo, papà. Lascia stare. Come se avessi un pezzo di legno al posto della gamba. Che mi è successo? Cosa mi hanno fatto? Cerca di riposare. Dimmi la verità, Giulia. Il dottor Aiello... Lascia stare la spiegazione dei medici. Non muoverò mai più questa gamba. Sei sicuro che qui dopo l'incidente nessuno ha toccato niente? Sicuro. Per tirare su quel tronco abbiamo usato le bufale. Sempre meglio di ste diavolerie meccaniche. Senza queste diavolerie, come le chiami tu, a quest'ora stavamo ancora all'età della pietra. E che le attrezzature bisogna verificarle. Lo facciamo ogni settimana. E evidentemente non basta. Corradi stava per rimanerci. Adesso cosa facciamo?
dobbiamo darci da fare, lavorare al doppio. Andrà tutto bene, vedrai. Ma come fai a dire che andrà tutto bene? Conosci il regolamento. Servono 4 uomini validi. Bianca si è dovuta sposare per venire qui. Ma piangerci addosso non risolverà la situazione. Dobbiamo rimanere lucide e non starci serene con il papà. Giulia, c'è Andrea. Non dargli retta. La sua famiglia ci ha già causato abbastanza problemi. Che ci fai qui? Senti, hai tutto il diritto di essere arrabbiata con me, però... Non ho più nulla da dirti. Com'è stato padre? Male. Gli hanno salvato la gamba, ma forse non potrà più camminare. Mi dispiace. Ma aspetta. Lasciami, Andrea. Non ti voglio più vedere. Lascia almeno che ti spieghi. Spiegarmi cosa? Ti ho creduto una volta, ma non lo farò mai più. Tu sai fare solo a cazzotti. Non guardi neanche in faccia chi hai davanti. L'atterri e basta. Ho picchiato tuo fratello perché stava puntando un fucile contro mio padre. Che cosa avrei dovuto fare? Lasciare che lo ammazzasse? Scusami, Andrea, non è il momento. Si vada. Via, alza la guardia, bravo, colpisci, ancora, di destro, colpisci, colpisci, ho detto di destro, via, via. Che succede? Niente. Come niente? Che cos'è quella mano? La usi come fossi di burro, che c'hai? Domani starò meglio. Ho detto fammi vedere questa mano. È convinto. Un incidente. Ieri sera. Un incidente? Ma tu la testa dove ce l'hai? Ma lo vuoi capire, no? Che questo sono la tua fortuna! Non preoccuparti. Per l'incontro sarò a posto. Ti comporti come se il pugilato fosse un modo per rimorchiare le ragazze. Ma se a te è venuta nostalgia della tua vita di campagna, me lo dici, non c'è nessun problema! Voglio vincere. È l'unica possibilità che ho per andare in America. E allora questo deve essere il tuo unico pensiero, Andrea. Questo e nessun altro. In ospedale, Bianca mi ha detto che ti avrei trovato qui. Come stai? Non potrà più muovere la gamba. Io mi sento in colpa. Vi avevo detto che lavorare in palude non era pericoloso, invece. No, Giulia, non ti disperare. Adesso la cosa importante è che tuo padre sia vivo. Aiello mi ha detto che potrà tornare ad avere una vita quasi normale. Ma non potrà più lavorare. Lo sai meglio di me. Ci cacceranno. Noi non abbiamo più nulla a Ferrara. La prossima lista di rimpatrio sarà fra 2 settimane. Molte cose possono ancora cambiare. Quali? Odio chiedertelo. Ma non è che tu puoi fare qualcosa. Io sto aspettando una promozione a direttore di borgo. Speriamo che arrivi in tempo. Grazie. Sei l'unico amico su cui posso contare. E Andrea? Sono successe troppe cose, non mi va di parlarne. Champagne è tutta un'altra cosa. A Parigi dicono Dio ha fatto soltanto l'acqua, l'uomo ha inventato lo champagne. Hai intenzione?
intenzione di farmi parlare da sola tutta la sera. Sai che queste serate mi annoiano terribilmente. Queste serate o io? Che ti succede, Giacomo? Io non ti capisco più. Un momento sembra che non desideri altro che stare con me. Il momento dopo sei freddo, distante. No, è solo che sono un po' sotto pressione per il lavoro e poi questa promozione che non arriva. Ma quando si decide tuo figlio a chiedere la mano di Marta? Quella ragazza si sta consumando. Giacomo è molto impegnato con il lavoro. Sta aspettando una promozione. E poi tu lo conosci. È un perfezionista. Ogni cosa a suo tempo. D'altronde è un ingegnere. Le vostre argomentazioni non mi convincono, De Sanctis. Che cosa esattamente non vi convince? Mettere colonie locali gli uni contro gli altri ha portato soltanto risse e incidenti. Rischiamo inutilmente di attirare l'attenzione dell'ONC. Ma il nostro De Sanctis è un consigliere, è l'ONC. Se così fosse sarebbe tutto risolto, Conte. Io sto parlando dell'onorevole Grimaldi. Questa bonifica deve essere un suo successo personale. Prima o poi chiederà spiegazioni. E io, al momento opportuno, gliele darò e lo convincerò a cambiare idea sulla politica di assegnazione delle terre ai coloni. Questo è il piano. Portale anche la foto della mamma. Non se ne è mai separato in questi anni. Povero papà, era così agitato. Continuava a dire che non potrà più lavorare. Tra due settimane ci risperiscono a casa, non c'è dubbio. Non ce l'abbiamo più una casa. Bell'affare che ho fatto a sposarti. Portamene un altro. Hai già bevuto tanto. Non abbastanza. Vedo troppo chiaramente il futuro che mi aspetta. Il nostro futuro è qua. Dopo tutti i sacrifici che ha fatto il papà. Non dobbiamo permettere che ci caccino via. Forse se sei carina con il tuo amichetto De Sanctis. Giacomo, al momento non puoi aiutarci. E allora? Cosa vuoi fare? Intanto vado dal papà. Mi accompagni? Perché non scrivi una lettera al Duce? Se lo sapesse, non permetterebbe di... Il Duce non aspetta altro che conoscere il destino della famiglia Corradi. Smettila, Fausto. Perché devi essere così disfattista? Sono realista. È diverso. E allora pensa che mancano ancora 2 settimane alla lista dei rimpatri. Qualcosa ci inventeremo. Cosa, Giulia? Cosa? Rassegnati. Questo treno non lo fermi. Diano pure a me. Grazie. Venite. Anna! Ciao, come stai? Mario, ma che ci fai qui? È successo qualcosa? Devo parlare con il signor notaio. Adesso? Ma ti pare il caso? Avvertilo che sto qui. Ma con tutta questa gente non è proprio il momento. È una cosa di qualche minuto. Non ti riceverà. Chiediglielo, no. Che ti costa? Guarda che è una cosa importante, se no non stavo qua. Buonasera, signor notaio. Scusi, se... No, niente convenevoli, Mario. Che cosa c'è di tanto urgente? Io ho controllato il trattore che ha causato l'incidente di Corradi. Ed è per dirmi questo che sei venuto a disturbarmi durante un ricevimento. Scusi ancora, signor notaio, ma il fatto è che per me non è stato un incidente. Il cavo che ha colpito Corradi è stato manomesso di proposito. Il responsabile di quelle macchine sei tu. Io non sono un assassino. Vuoi forse accusare qualcuno in modo particolare? No. Io volevo solo informarvi. Per me è una cosa importante. Forse per voi no. Pazienza. Ma no. Ti chiedo scusa, Mario. Certo. Certo che è importante. E quindi tu pensi che c'è stata una volontà di ferire Corradi? Lui o un altro colono? Lo sapete anche voi. Qui non tutti vedono di buon occhio i nuovi arrivati. Lo so, ma... Certo che però, da qui a provocare un incidente, ne hai parlato con qualcuno? No. Hai fatto bene ad avvertirmi, Mario. Io ti ringrazio. Mi occuperò personalmente di questa faccenda.
fatto la mano? Niente, lascia stare. È stato quando hai fatto il botto con mio fratello. Io non faccio che pensare a te, Giulia. Torniamo indietro, cancelliamo tutto. Non è possibile. Ma non è questo. Ti prego, vai via prima che ti veda. Fra un po' arriva anche Fausto. Mi dispiace, Andrea. Ma non è il momento giusto per noi. Sono qui, papà. Sono qui. Come ti senti? Ho fatto un sogno terribile, Giulio. Ci portavano via la casa, la terra. Non avevamo più niente. Papà. Perché è successa una cosa del genere? Perché? Supereremo anche questa. Vedrai. Fidati di me. Io. Andiamo. Jack aveva detto di sistemare l'orto. Lascia stare l'orto. C'è qualcosa più importante che possiamo fare. Ehi, voi due! Dove stanno andando? Siamo qui per lavorare! State scherzando, spero! Niente affatto! È escluso! Perché? Perché siete femmine. E con questo? Non abbiamo forse braccia e gambe come gli uomini? Braccia per cullare i neonati. E le gambe vi servono per... Vabbè, lasciamo perdere, va. Tornatevene a casa, forza. Nostro padre in ospedale. E alla nostra famiglia manca un'unità lavorativa. Non ve la voglio più ripetere. Qui le donne non possono lavorare. Non possono? Siete voi che non le volete. Non fa differenza. Sì, invece. Siete sorde, forse? Provate a fermarci, ma dovrete farlo con la forza. Pausa, lascia stare! Avreste forse il coraggio di picchiare due donne? Diavolo d'una femmina! Amedeo! Vuole notare De Santis. Mi sta aspettando a casa sua. Tieni a bada ste due, va. Tornate a casa, subito. Ho detto tornate a casa! Un perfetto idiota, ecco che cosa sei. Ma come ti è venuto in mente di tranciare quel cavo, eh? Ma voi mi avete detto che... Io ho detto di scoraggiare i coloni, non ammazzarli. In un modo così stupido, poi. Ma cosa pensavi, che nessuno se ne sarebbe accorto? Quei corradi... sono dei piantagrane. Loro e le loro donne. Ma tu ti rendi conto che facendo così rischi di compromettere tutto il nostro lavoro? Intanto ci siamo liberati di un'altra famiglia di polentoni. Ma cosa dici, Amedeo? Cosa dici? Io sto parlando di una strategia complessa, non di uno scannatoio. Capito, capito. Amedeo, io devo potermi fidare di te. Non commetterò altri errori, ve lo prometto. Lo spero, soprattutto perché non converrebbe neanche a te. Questo è il futuro. E questo è l'appezzamento che io pensavo di destinare alla tua famiglia.
Dite davvero, signor notaio? Sarebbe un gran bel pezzo di terra. Sarà tuo se tu fai come io ti dico, senza colpi di testa. Per altri operai, per dare l'idea del lavoro imponente, capite? Questi sono quelli che abbiamo qui. Mancava solo l'Istituto Luce. Se Grimaldi non mi avessi chiesto di star loro dietro, sai, a quest'ora... A proposito di Grimaldi, hai avuto notizie della mia promozione? Io credo che sia solo questione di tempo. Papà, io sono stanco di aspettare. Se fossi direttore di Borgo, qua potrei fare molte più cose. Se forse tu ci riparlassi con Grimaldi. E tu annuncerai il tuo fidanzamento con Marta Rispoli? Che cos'è questo? Una specie di ricatto? Io mi preoccupo per il tuo futuro. Famiglia e carriera sono cose che vanno di pari passo. Perfetto. Adesso ti vuoi occupare anche della mia vita sentimentale. Ascoltami, Giacomo. Tu sei giovane e il cuore ti va in fiamme per un non nulla. Ma la gioventù è una pessima consigliera, credimi. Scusatemi. Noi appena finito vorremmo andare a Littoria a vedere come procedono i lavori. Mi accompagni tu? Grazie. Andrea, ma che sei ubriaco? Quello ti butta giù come un sacco. Via, bilanciati! Dai, colpisci! Ah, bravo, così, affonda! Affonda! Qui Andrea Ciari, la nostra dai, gloria locale. Dai, affonda con il sinistro. Alzalo! Dai, sulle gambe, sulle gambe. Affonda! Possiamo affonda. Interrompervi? Solo un momento. Veramente no, che cosa volete? Permettetemi, sono dell'Istituto Luce. Buongiorno Ettore, devono documentare la nascita di Littoria. Poi faranno anche un'intervista al nostro campione. L'allenamento non è finito. Non deve finire. Poi continuate pure, noi ci mettiamo qua, buoni buoni, Riprendiamo tutto quello che fate. Dai, forza! Ma che sembriamo le belle statuine, via! Affonda Andrea! Andrea sinistro, lo devi alzare, via! Alza sinistro, dai! Così, vai, sta sulle gambe. Ancora! Non riesco ad alzare le braccia. Le signore gradiscono un po' di tè coi pasticcini mentre fanno due chiacchiere? Avremo pure il diritto di tirare il fiato. Potete respirare mentre spalate. In due non avete fatto il lavoro di mezza giornata. Questo è ingiusto. Non siamo state da meno degli altri. Tu vieni a dire a me quello che è giusto e quello che no. Dico quello che è vero. Io vi faccio un favore a farvi stare qua. Vorrei vedere un po' più di riconoscenza. Quando parlate con me dovete dire sì, signor Amedeo, no, signor Amedeo. Oppure non dite niente, che è meglio. Tacete e obbedite, che a me questo squittio di femmina mi fa innervosire. Mi dispiace per voi, signor Amedeo, ma io e mia sorella abbiamo un cervello e sappiamo contare. 20 carriole abbiamo riempito noi e 20 loro. E si lavora finché c'è luce. Accidenti, ma è messa malissimo. Cosa ha detto Aiello? Che per muoverla come prima dovranno passare una quindicina di giorni.
In un colpo solo ho compromesso l'incontro e Giulia. Niente male, no? Tu fai sempre le cose in grande, no? Comunque con Giulia ti sei chiarito. Sì, ma dopo quello che è successo con Fausto e l'incidente a suo padre, non lo so come andrà a finire. E come andrà a finire? Che vinci e te ne vai in America. Non ci riesci proprio a credere che mi sono innamorato, eh? Andrea, io credo che a te piacciono le sfide. Vincere l'incontro con quella mano, conquistare Giulia con tutta la famiglia contro, non è così? Eh? Io non gioco con lei. Anzi, a volte penso che avrei preferito non incontrarla. Perché? Perché? Perché non riesco neanche più a concentrarmi come vorrei. Ora lavoro di sinistra in velocità. Quando voglio una cosa me la conquisto. Perché non vuoi dire che venire a lavorare in Palude non servirà a niente? Vi rendete solo ridicole! Vedere le tue sorelle che si spaccano la schiena ti fa ridere? Fausto, la decisione di Giulia magari ci vedrà rimpatrio. Finché papà è in ospedale sono io il maschio più vecchio della famiglia. Anch'io posso prendere. Hai un'altra idea? Perché io sono pronta a tutto, Fausto. Meno che ad arrendermi. Vedo che ti regge ancora in piedi. Tu invece faresti meglio a stenderti. Hai bevuto ancora, eh? Sandro? Se fossi mia sorella ti farei vedere io chi comanda qua. Sandro, dai, ti porto su. Silvana, pensaci tu. Non voglio niente. Come si permette di dirmi quello che devo o non devo fare? Giulia è solo preoccupata per noi. Io non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, figuriamoci da una donna. Sandro, mettiti a letto, su. Che fai? Ti metti a darmi ordini pure tu adesso, eh? Da quando siamo arrivati non fai altro che ubriacarti. E che non trovo di meglio da fare. E lo sai perché? Perché tu sei noiosa. Se non era per me tu rimanevi zitella. Mi manca l'aria qui dentro. Sono io che non so fare la moglie. Ce ne siamo accorti tutti che Sandro ti fa soffrire. Possiamo fare qualcosa? No. Sono io che devo capire come prenderlo. A me lui piaceva tanto all'inizio. Ma non credevo che fosse così. Giulia sta andando tutto a rotoli. Che le cose dovranno cambiare prima o poi. Detta di nuovo, eh? Beh, comunque. Per il momento va bene così, mi pare. Lo dici sempre. Dopo due giorni la mamma è costretta a rincorrere le galline per tutta l'aia. Vabbè, quando c'ho tempo la faccio meglio. Adesso devo andare. È sempre qualcosa di più importante. Non è vero, papà? Che vuoi dire? Le idrovole per la bonifica, i trattori per i coloni. Gli altri vengono sempre al primo posto per te. Però quando fra qualche anno questa terra comincerà a sfamare centinaia di persone e vedrò il grano che cresce nei campi e i ragazzini che giocano invece che sguazzare negli acquitrini, potrò sempre dire che è stato anche merito mio, no? Tu invece da vecchio che farai? Guarderai il muro con tutti i tuoi trofei appesi, i tuoi guantoni, eh? Andrea! Andrea! Guarda qua!
parlano di te. Il campione Andrea Ciari disputerà. Asino. Ci vediamo a cena. Mi sa proprio che Giulia non è più tornata da Lestra a fare lezione. Non è vero? Perché non lo sai, adesso lavora alla palude. Ancora lì con quella radice. Se non vi sbrigate non ce la facciamo a finire il lavoro. Su! Tirate! Oh, su! Forza, forza! Forza! Tutta qui la forza che ci avete! Continuate a tirare, forza! Su! Tirate! Più forte! Dai, alzati! Ti sei fatto male! Ma guarda che roba! Allora, che è successo qua? Portatela via, va, che non ce la fa! Tu, Zanini, mettete a tirare la fune! E le soubrette qui hanno finito di dare spettacolo. Fai una cosa, Zanini, mettete a spalare, tu lascia perdere la pure. E qui le donne? Qui passano solo Mazzone e la Corradi. Due uomini sono più che sufficienti, no? Dai, forza! Vai! Vai! Vedi che non ce la fai? Lascia perdere, tua sorella ha mollato, molla pure tu, no? Non ti permettere di trattarla così! Ti aiuto io, il mio tre, va bene? Ma la tua mano! Non ti preoccupare, dai! Uno, due, tre, dai! Che spettacolo commovente, no? Fausto, dove vai? Lascia stare mia sorella, non ha bisogno di te. Senti, Fausto, ho io ho detto non... lasciala stare. Vai fermo tu, torna a lavorare. Non se mi toccare. La multa. Non mi toccare. Sta buona, Corradi. Basta. Smettetela tutti. Guardate voi, non c'è niente da vedere, continuate a lavorare! Anche voi! Forza! Una tu, tira! Forza! Non ce la faccio più. Ma come ti è venuto in mente di lavorare in palude? Potevi chiedermi aiuto, Ci mandano via. Il papà non può più lavorare. E noi perderemo il potere. Chi ti ha detto questa cosa? Nessuno, il regolamento. Con la mano così non avresti dovuto fare quello sforzo. Non ti preoccupare della mia mano. Succederà alla mia famiglia. Non vi succederà niente. Ci sono io adesso. Ti aiuterò io. E come? Papà! Sei a casa finalmente. Ce n'hai messo di tempo per tornare? Tuo fratello ha ragione. Dove sei stata fino adesso? Non è una bellissima sorpresa? Sì. Vostro padre ha avuto un recupero straordinario. Era inutile trattenerlo ancora in ospedale. La tempra dei Corradi non si smentisce. Non prendetemi in giro. Voi questo lo chiamate recupero?
Non riesco neanche a sedervi senza l'aiuto di qualcuno. È solo questione di tempo e di abitudine. Dovete imparare a muovervi e a camminare di nuovo. È naturale che vi sentiate un po' impacciato. Papà! Papà! No, faccio da solo. Che vuoi fare, papà? Guardatemi. Secondo voi questo è essere un po' impacciato? Dai, papà, non fare così. Aspetta, ti aiuto io. Dammi sempre addosso! Ci vuole un po' di pazienza. Come ti senti? Non avevo mai trattato così tua sorella. Bianca sa che non volevi. Ho rovinato la vita a lei e a tutti voi. Ma smettila di dire sciocchezze. Quando leggeranno la prossima lista di rimpatrio? Lunedì. Domani è domenica, dobbiamo andare in chiesa e supplicare Dio che non ci tolga quel poco che abbiamo. C'era tanta gente oggi, eh? Sì, la chiesa era piena, era bella. Me lo tieni tu questo? Anche il mio, Bianca, grazie. Dammelo, lo metto nella borsa. È il rosario. Anche il tuo. Grazie. Messa Giulia! Nino! Lui vende il bruscolino a 5 centesimi al cartoccio. Io quanti ne posso comprare? Ma questi sono due. Ti mancano ancora tre. Questi sono cinque. Ah, grazie. Ti vengo a fare una lezione appena posso. Così vi insegno a contare. Grazie. Giulia. Buongiorno. Andiamo. Deve essere quella lì. Sì, è molto bella, ma che mancanza di eleganza. Beh, adesso che hai soddisfatto la tua curiosità, possiamo andare. Io non vorrei che arrivassero i nostri ospiti mentre noi siamo ancora qui. Andiamo, caro? Sì. Ciao. Andrea. Andrea. Posso parlarti un attimo? Veramente stiamo andando a casa. È importante. Va bene. Ci vediamo dopo a casa. E la faccia delle discussioni serie, che è successo? Senti, devo chiederti un favore. Un favore da amico. Andrea, Andrea! Io, Carnera, Carnera! Non è il momento, Biagio. No, ho vinto io! Ancora! No. Quindi che è successo? Hai combinato qualche guaio? Hai bisogno di aiuto? Vuoi togliere la famiglia Corradi dalla lista di rimpatrio? No, purtroppo non posso. Da quando il padre di Giulia si è fatto male, i Corradi non sono più in regola. E tu cambia le regole, no? Cambia le regole. Fino a che non sarò direttore di borgo, non posso fare niente. Ci deve essere un modo. Se Giulia e i suoi perdono quel pezzo di terra, non sapranno come fare. Erano pieni di debiti. Sì, lo so. Infatti sto cercando di convincere il responsabile dell'ufficio legale dell'ONC a non chiedere il risarcimento danni. Però più di questo non posso fare. Scusa, Andrea, ma cosa ti credi? Che se ci fosse un modo per aiutare Giulia, io me ne resterei qui con le mani in mano. Eh? Guarda che non sei l'unico a preoccuparti per lei. È così. Anch'io non faccio altro che pensare a Giulia. Pensavo che il tuo interesse per lei fosse soltanto un gioco tra te e me. Credevo tu fossi innamorato di Marta. Credevi. Tu avevi già deciso che era tua. Io non ho deciso proprio niente. Comunque ormai è tardi. La perderemo tutti e due. No, Giacomo. Io non la perderò. Dico sul serio, sai.
un sorriso come il tuo può far rimbambire un uomo. Sei già ubriaco. No, no. Allora? È per stasera, alle 11:30. Va bene. Adesso offrimi da bere, va. Ines, un bicchiere di bianco per Amedeo. Ci vediamo dopo. Non ti fare troppe illusioni, Sandro. Questa è l'ultima volta che le metti l'occhio addosso. Chi l'ha detto? Ines, dai un altro bicchiere qui al nostro amico, va. Che non si dica che non siamo stati generosi coi cari coloni. Oh, lo sai che domani leggiamo la lista di rimpatrio? A proposito, fammi un po' controllare. A me è buttato, Corradi. Ecco qua. Non m'ero sbagliato. Aspettavamo te per servire il dessert. Ho appena ricevuto una telefonata dall'onorevole Grimaldi. Anna. Ma, e questa poi? Sono lieto di brindare al nuovo direttore di Borgo San Michele. Giacomo, è meraviglioso. Sono così fiera di te. Cara signora, lo siamo tutti. Anna, il dessert. Questa notizia non poteva arrivare in un momento migliore. Evviva. Ora devi pensare a consolidare quello che hai ottenuto. Effettivamente ho molti progetti. Spero che i miei consigli ti abbiano fatto riflettere. Come sempre, papà. Anche se le mie priorità in questo momento sono altre. Ad esempio, io credo che troppi coloni vengano rimandati indietro alle prime difficoltà. E questo va contro lo spirito della bonifica. O sbaglio? Salute. Oh, alla nostra Giulia, la salvatrice della patria. Ma guarda, guarda, riesci a chinarti bene senza perdere l'equilibrio. Stai migliorando, complimenti. Ridete, ridete, che a stare attaccate alle sue sottane siamo finiti come i maiali al macello. Dai, Sandro, siediti, ti faccio qualcosa da mangiare. Ti piace tanto fare il capofamiglia, vero? Risolvo tutto io, faccio io. Lo sapete a cosa ci hanno portato le sue grandiose intuizioni? Adesso basta, Sandro. Ne ho abbastanza delle tue scenate. E abbassa la voce che il papà dorme. Ma tanto domani lo sa pure il vecchio. Se penso che sia venduto tutto. Perché dici così? Perché su quella lista ci siamo anche noi domani. E a te chi l'ho detto? Amedeo Petrucci, in persona. Mi ha sbattuto la lista sotto il naso. Sandro, sei uno scherzo. Anche Ines dell'osteria ha visto il nostro nome su quel foglio. Corradi! Si scrive così, no, maestra? Siete liberi di non credermi, ma io vado a farmi la valigia. E tu non mi svegliare domani mattina. Vado a cercare Giacomo. Ma dove vai a quest'ora? Non lo so, lo sveglio. Lui mi deve ascoltare. Forse si può fare ancora qualcosa, forse... Forse siamo ancora in tempo. Vieni qua. È ammirevole il tuo entusiasmo. Oggi la promozione e sei subito al lavoro. Posso vedere la lista dei rimpatri, per favore? Agli ordini, padre. Perché hai cancellato il nome dei Corradi? La cosa non ti è gradita? Quello che non mi è gradito è che mio figlio si appropri di un documento indirizzato a me. Da oggi tuo figlio è il nuovo direttore di Borgo? Sì, appunto, da oggi. E non è molto serio da parte tua contestare le decisioni prese il giorno prima della promozione. Magari erano decisioni sbagliate. Non usare questo tono con me, Giacomo. Io non te lo permetto. Papà, ma tu non mi permetti niente. Niente che tu non abbia già deciso. Io devo studiare nella facoltà che vuoi tu. Mi devo sposare la donna che hai deciso tu.
Devo fare carriera, però non devo alzare troppo la testa, eh? E guai ad eccellere, perché tutti di me devono pensare non sarà mai come suo padre. Accidenti. Tu mi dipingi come un carnefice. Se non volevi seguire i miei consigli, eri libero di scegliere altrimenti. Anche ora, se vuoi, io posso dire a Grimaldi che del tuo mandato non se ne fa niente. O rimetti il nome di Corradi su questa lista, oppure esci da questa casa per costruirti da solo la tua vita. Come il tuo amico Andrea. E come ho fatto anch'io del resto alla tua età. Dai, veloce! Forza! Svegli, sbrigatevi! Questi sono per te. Oh, la prossima volta bisogna farci un po' di più, eh. Perché questo è un lavoro rischioso, io mi gioco il posto qua. Guarda che ti sta rivendendo grano e latte, mica oro. E bravo Amedeo. Ero venuto per chiederti un favore, invece guarda cosa ti vado a scoprire. Scommetto che il notaio De Santis sarà felice di sapere come lo fregate. Disposizione irrevocabile della direzione dell'ONC. Secondo quanto stabilito dal regolamento della bonifica, si dà lettura dei cognomi delle famiglie che dovranno lasciare i poderi dell'Agro Pontino. Bigoni! No! Vi supplico, signore, vi supplico, non fateci questo, per favore, per favore! Bussolati! No, no. Coccoluto! Dalla valle! Dalla valle, ho detto dalla valle, non ci siamo su. Maurizio! Ho detto dalla valle! Giordani! Bene! Allora hai fatto come volevi tu. E adesso dimmi che cosa farai, quali sono i tuoi progetti? Scusate l'irruzione, ero venuta a ringraziarvi per quello che avete fatto per noi. Giulia Corradi, questo è mio padre Umberto De Santis. Ci eravamo già visti, vi ricordate? Davanti alla chiesa, ma non ho avuto l'onore di stringervi la mano. Piacere. Comunque, Giulia, non sono stato io a togliere il nome della tua famiglia dalla lista. Per cui se vuoi delle spiegazioni, devi andare da qualcun altro. E questo vale anche per te, papà. Ora, se mi volete scusare, ho un impegno urgente. Ciao, Giulia. Insomma, quando si è trattato di leggere il loro nome, non ce l'ho fatta. Tutto sommato è pure colpa mia se quel povero disgraziato del Corradi... Tu hai avuto degli scrupoli, tu. Ho pensato pure alla bonifica, ai colloqui. Se loro si scoraggiano, poi lavorano male, no? Tu dovevi chiedere il mio permesso. Sì, lo so, lo so. Vi chiedo scusa, però pure voi, notaio De Santis, mi avete sempre rimproverato per la mia durezza. Io pensavo che avreste approvato il mio cambiamento. Io credevo di essere stato chiaro riguardo a iniziative personali. Per ora è tutto. Sei stato avvisato. Vai, colpisci, ancora, via, 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 bravo! Bravo, Andrea. Fa piano. Non ti preoccupare. Andrea, il sinistro va che è una meraviglia, ma non basta. Così rischiamo di perdere l'incontro. Ormai è tardi per i ripensamenti. Combatterò lo stesso. E ce la farò. Che fai, dove sei?
Giulia. Beh, voi che avete da guardare? Forza! E tu che ci fai? Sei stato tu, vero? A toglierci dalla lista. Te l'avevo detto che ti avrei aiutato, no? Ma come hai fatto? Questo non ha importanza. E tu non devi farne parola con nessuno, intesi? Grazie, Andrea, grazie. Forza, dai! Vado a cambiarmi e ti accompagno. Ma tu sei pazzo. No, dico sul serio. Vincerò l'incontro e ti porterò via. In America potremo realizzare tutti i nostri sogni e costruirci un futuro. Ma se non so neanche una parola d'inglese. Vuoi fare la contadina per tutta la vita? È questo che vuoi? Pensaci. Potremmo ricominciare da capo io e te. Sarebbe meraviglioso. E lo sarà, Giulia. Ti giuro che lo sarà. Allora me lo dici? Andrea ti ha chiesto di fidanzarti con lui o no? Non proprio. Da come parlavate sembrava di sì. Chissà che vi stavate dicendo. Allora mi racconti? Ti giuro che non lo dico al papà e a Fausto. Sì, come se non ti conoscessi. Dai. Dai. Senti, Silvana, la verità è che... Fermati, fermati, c'è Antonio. Fermati. Antonio. Ci mandano via, Silvana. Almeno con voi sono stati pietosi. Come farò qui senza di te? Non ti dimenticherò mai. Oggi è un giorno da festeggiare. Non per tutti. Lo so. Vedrai che fra una settimana te lo sarai scordato, Antonio. So. Antonio, che c'entra il figlio dei Zanini? Niente. Niente, papà. Niente. Papà, ce la fai a dare 2 punti in vita per domani? Lo voglio mettere per l'inaugurazione di Vittoria. E per chi ti agghindi tanto? Nessuno. Guarda che lo so che domani c'è l'incontro di quel pugile, Andrea. Quello è un Petrucci, figlia mia. Giulia, mi dai la mano che qui si brucia tutto. Non ti metterai quel vestito, Giulia? Non certo domani. Vuoi che mi vesta di nero come un becchino per far piacere al tuo Duce? E per celebrare la rapidità fascista, dopo soli 6 mesi dal posizionamento della prima pietra... Io a volte penso proprio che dovresti trovarti una ragazza. È pronto. Stasera, capelletti. Non aspettiamo, Sandro? No, è inutile. Ringraziamo il Signore per il dono che oggi ci ha concesso di rimanere in questa casa, in questa terra, che un giorno sarà nostra. E soprattutto ringraziamolo di averci dato la possibilità di restare insieme, uniti.
E non dimentichiamo mai che la nostra famiglia è la cosa più grande che abbiamo. Amen. 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 Ti fa ancora male la mano? Tu mi hai fatto potenziare il sinistro. Ah, tanto quello lo stendi comunque. Giovane acciari, attacca l'avversario. Lo mette all'angolo. E dopo l'ultimo sinistro. Signori, signori, l'ha messo al tappeto. E dai, Giovanni, basta, mi fai girare la testa. Ma se ce ne andiamo in America, come fai con la maestra Giulia? Le ho chiesto di partire con me. E ti ha detto di sì? Non ancora. Ma se porti Giulia, non è che noi ci lasci qui? Voi ci raggiungerete quando tutto si sarà sistemato e quando avrete convinto papà. Non ti credere che sarà così facile. Però adesso fammi riposare, dai. Se perdo l'incontro, in America non ci va nessuno. Certo che quando Andrea si mette qualche cosa in testa... Anche tu da giovane avevi dei sogni. Ce l'ho ancora. Solo che io sogno un mondo libero, senza ingiustizie. Non le mie foto sui giornali. Beh, Andrea ha deciso così. È felice e questa è la cosa più importante. Tu poi sei sempre pronta a difenderlo. No, senti, non abbiamo bisogno di liti in famiglia. Bastano quelle con Amedeo. Lasciamo stare, ma... Senti, perché stasera a cena ha detto che non devi fare la spia? Niente. Ma non è che è per qualcosa che hai detto al notaio De Santis? Senti, è tardi. Spegniamo la luce. Non è che ti stai mettendo nei guai. Ma che guai? Quando uno si comporta onestamente non è mai nei guai. O sto diventando vecchio, questo inverno è più freddo degli altri. Aspetta un po'. Dove vai? Aspetta. Guarda qua. Va bene, ma quella non fa mica niente. È di cotone. Fa, fa. Senti, questa ci scalda il cuore. Maledette bestiacce. Papà, ancora così stai? Guarda che i maiali mangiano pure oggi, eh? Io non mi voglio perdere il discorso del duce. Guarda, sono le 9 passate, insomma. Hai visto il bello orologio? Mi sono fatto. L'ho fatto riparare. Ci ho fatto mettere sopra le mie iniziali, come quelle di De Santis. E quella camicia? Al mercato di Terracina. Ah. Roba di prima qualità, eh? Senti, senti che stoffa. Senti, anzi no, lascia perdere, lascia le mani bagnate. Senti, ma tu che ti sei messo in testa? A Littoria oggi c'è la riunione del partito. Io conoscerò il Duce in persona. Mica posso andare lì vestito come un pezzente. Guarda che al Duce non gli piace che si sciupino i soldi, eh? E neanche a me. Noi qua ce lo guadagniamo col sudore della fronte. E tu ti metti a comprare roba di lusso, offri da bere all'osteria. Ma dove li prendi quei soldi, eh? Stai calmo, papà. Fidati di me. I coloni prima o poi verranno mandati via. De Santis ci darà una terra. Una terra che sarà di tutta la nostra famiglia. Sì. L'ha scritto pure su un documento. C'è il nostro nome su una mappa di ste terre. Passami quello straccio, te. Guarda che non sto scherzando, papà. Senti... Io adesso vado a vestirmi, eh? Tu fai in modo che le mucche abbiano tutto il fieno a sufficienza, dai. No, papà, papà, mi sono appena lucidato gli stivali. Chi se ne frega? Ih, guarda com'è ridotto questo colletto. Dai, levati questa camicia che te la stiro, su. E pure i calzoni che gli do una botta, forza. Anch'io c'ho bisogno che mi stiri la giacca. Beh, ma tutti adesso ve ne ricordate all'ultimo momento. Beh. Mario, ma tu ancora così stai? Dai, forza. Dai, sbrigati che dobbiamo andare. Ma figurati se quello lì si veste per il duce. I fascisti sono tutti dei grandissimi mascalzoni. E vostro figlio è il primo. Mario, ti prego, almeno oggi. Mentre il duce parla, te ne vai a fare una passeggiata e poi andiamo tutti insieme a vedere l'incontro di Andrea. Non ci posso venire, Vittoria. Perché? C'ho da fare, lavoro. Cosa? Ho capito bene. Non vieni all'incontro perché devi lavorare. Andrea, è una cosa importante. Certo, come no, immagino. Aspetta. Se potessi, te ne parlerei. È una faccenda che... Non prendermi in giro, almeno. Dimmelo in faccia che non vuoi venire perché te ne freghi dell'incontro. Ma... Andrea, non parlare così a tuo padre. Tu vuoi vedermi invecchiare con la puzza delle vacche nel naso? Io sono diverso da te, io non la faccio questa vita di merda. E vincerò quell'incontro anche se tu non vieni a vedermi.
è così. Io davvero non capisco perché Giacomo mi tratta così freddamente. Cara, signori, non devi essere in ansia. Mostrati serena e sicura del suo amore. Se dubiti di te stessa per prima, è come accettare di perdere. Abbiamo bisogno di giovani come voi, forti, audaci, sicuri di sé. Anche fino alla presunzione. Mio figlio è esattamente come l'avete descritto. Bene, perché ho grandi aspettative sul vostro operato. E qualche appunto da fare sul vostro. Dite pure. Mi hanno riferito delle tensioni sempre più incresciose tra coloni e locali. Mi hanno parlato addirittura di incidenti sul lavoro. Vedete, eccellenza, purtroppo queste sono cose che accadono. Sono, come dire, il rovescio della medaglia. Certo, ma per quanto è in vostro potere, voi dovete mitigare questo clima, mostrando più clemenza, anche con le liste di rimpatrio. Voi che ne pensate? Concordo pienamente con voi. Personalmente considero la bonifica soprattutto un'impresa per dare speranza a tanta gente in miseria. Dovete soltanto convincerne vostro padre. Ah, ma io ne sono pienamente convinto. Proprio ieri ho impedito la partenza di una famiglia, i Corradi, il cui padre era rimasto ferito appunto in uno di quegli incidenti di cui vi hanno parlato. Come vedete, la clemenza e anche la compassione sono virtù che custodisco gelosamente. Bene, allora. Bene. Sai che non dovresti essere qui. Questo posto è rigorosamente vietato alle donne. Non mi staccherò da te finché non salirai sul ring. Sì. E mi direi la stessa cosa anche dopo, quando mi avranno spaccato la faccia. Sì. E te lo dirò per sempre. Ti amo. Allora sì. Se andrà tutto bene, verrai come in America. Dimmi sul ring, mi sentirò più forte. Penserò a te e al nostro futuro. Mi sembra di vivere un sogno, Andrea. Un sogno meraviglioso, da cui non voglio svegliarmi. Quando ti sveglierai, avrai davanti agli occhi la Statua della Libertà. Parli come se tutto fosse così semplice. Cercare di essere felice è un nostro diritto, Giulia. È un nostro diritto. Buongiorno Sofia. Buongiorno. Devo rimettere lo sportello nello studio del signor notaio. Certo, ma nessuno mi ha avvisata che dovevate venire oggi. Anch'io non sapevo quando avrei finito con lo sportello. Comunque, se è un problema, posso tornare un altro giorno. Ma no, figuratevi. Qui siete di casa. Prego, accomodatevi. Grazie. Se avete bisogno di me, chiamatemi. Grazie. Io chiudo, altrimenti la polvere vola per tutta la casa. Eh sì, è meglio.
Anche se volete. Hai visto quanta gente? Ci sono pure quelli del cinematografo. Sono venuti tutti per Andrea. Già, ci sono tutti tranne suo padre. Benedetta figliuola, dove sei finita? Mi dispiace papà, ma a un certo punto vi ho persi di vista. E per quanto mi riguarda possiamo tornarcene a casa. Papà? Dai, non combatte Carnera, ma sarà divertente. Sai che divertente? Soprattutto se il bastardo va a tappeto. Il dottore. È stata una vera fortuna incontrarvi in questa baraonda. Permettetemi di presentarvi Vittorio Aldazzi, sì, il mio nuovo aiutante. Salve. Piacere. Piacere. Signore e signori, benvenuti all'incontro. Vi tratterete a meno nella. Spero abbastanza per conoscervi meglio. Il campione dei pesi medio-massimi italiano. Qui, nella nostra splendida Littoria che oggi si inaugura. Reduce da una serie di incontri che lo hanno visto sempre vittorioso, il campione in carica, Bonetti Italo. Andrea! Sì! Forza Andrea! Forza Andrea! Vai Andrea! Combattimento leale e pulito, bocca lunga. Forza Andrea! Andrei, tranquillo, eh? Vieni sulla guardia. Ciari, tutto bene, eh? Qui al centro, saluto. Agli angoli. Sì, adesso sei marcio anche fuori, no? Senti, se sei venuto per cercare rogna è meglio che te ne vai, che non è aria. Hai finito di approfittarti della povera gente. Lurido bastardo, avrai quello che ti metti. Oh, che me metti le mani addosso? Guarda che so tutto, sai. So tutto dei tuoi sporchi accordi con De Santis. Ma che sai te? Te sei un vecchio pazzo. Sì, pazzo e stupido. Mi fidavo di De Santis. Mi pareva uno che aveva a cuore la bonifica. Tutti ci abbiamo a cuore la bonifica. Ma chi? Voi i coloni li volete cacciare e spartirvi le loro terre, ma io non ve lo permetterò. Senti un po', io non so chi ti ha messo in testa queste cose, ma adesso piantala. Eh no, adesso ti ho in pugno. Ah sì, e come? Una parola con quelli del partito e tu marcisci in galera per tutta la vita. Quando a Roma sapranno quello che hai fatto, vedrai tu. A Roma, addirittura? Sì, qualsiasi giudice mi darà ragione quando vedrà la mappa. Quale mappa? Che c'è scritto in questa mappa? Lo sai benissimo. Ci stanno tutte le firme dei proprietari della zona sulle terre assegnate ai coloni. In galera ci marcite voi. Mario, da
Trovi quella mappa! Tu non sai che guaio ti sono andato a cacciare! Fermati! Risolviamo la cosa fra noi, Mario! Non c'ho tempo adesso, devo andare a Littoria. Voglio vedere mio figlio che combatte. Tuo figlio! Tuo figlio! Perché te ne frega qualcosa della tua famiglia? Anna fa la serva da quelli. Andrea se ne scappa in America. E tutto perché tu non gli sai dare un futuro. Dammi quella mappa. De Santis darà una terra pure a noi. Non so che farmene della terra rubata ai coloni con l'inganno, hai capito? Dopo tutti questi anni passati in miseria, ce la meritiamo pure noi. Tu per un vestito nuovo, per un paio di stivali, faresti qualunque cosa. Comunque, non hai capito niente. Se pensi che De Santis ti regali qualcosa, ti sbagli di grosso. De Santis ha scritto il mio nome su quella mappa, caro Mario. Non ho visto niente. Non c'era nessun nome. Ma non lo capisci? Ti rendi conto che ti sta prendendo in giro? Cretino! Non lo dire mai più! Mario! 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 Potessi vedere tuo padre. Sì. Fuoco! Andrea! Esci fuori! Dai! Esci dalle corde! Attacca, Andrea! Andrea, attacca! Alza la guardia, Andrea! Alza la guardia! Sì, vai! Via! Alviso, alza! Alzati, Andrea! 5! Alzati! 6! Alzati! 7! Dai! 8! Vuoi farcela ancora, Andrea? Ma devi reagire! Non puoi permettere che ti metta le corde un'altra volta! Mi fa male la mano. Non riesco a stringerla. Lo devi ostacolare come prima. Sinistra e destra, sinistra e destra. Hai capito? All'inizio non ero così stremato. Andrea, non puoi giocarti il sogno di una vita. Hai capito? Yeah.
6, 7, 8, 9, 10. Abbiamo vinto! L'arezza che bruciava, ho fatto prima che potevo per tirarlo fuori, ma non sono riuscito. Respira ancora, Giuseppe. Andrea, non c'è niente da fare. Eri arrabbiato perché ci tenevi davvero che venisse a vederti. E invece è andato a lavorare. Ma cosa avevo da fare di così importante? Non ha senso, Giulia. Non ha senso. Entriamo. Ci sono tracce? Ho sistemato le cose per bene. Tu hai sistemato le cose per bene, tu hai combinato guai fin dall'inizio e adesso ti sei addirittura macchiato di omicidio. Aveva detto che sarebbe andata a Roma, che ci avrebbe denunciato tutti. Voi al mio posto avreste fatto la stessa cosa. Io non mi sarei mai trovato al tuo posto. Certo, voi guidate le cose dall'alto, mentre noi ci sporchiamo le mani. Arrogante pezzente, non ti permettere neanche di coinvolgermi in questa cosa. È stata una tua iniziativa. Io l'ho fatto anche per difendere voi. Tu l'hai fatto solo per difendere te stesso, la tua idiozia. Perché se Mario si è introdotto in casa mia e ha preso quella mappa, è perché tu hai parlato. No, ve lo giuro. Nessuno sa del nostro accordo. Forse l'ha trovata per caso. Per caso, sì, chiusa chiave in un cassetto. Trova quella mappa prima che cada nelle mani sbagliate.
Questa era di tuo padre. Tanti pensieri. Era preoccupato. Se solo non fosse andato alla Lestra. Se io glielo avessi impedito in qualche modo. Andrea, nessuno può decidere la vita di un altro. Dio ha voluto dargli questa morte, però gli ha anche regalato una vita piena d'amore. Avere noi vicino per lui era la cosa più importante. Per questo non voleva che tu partissi. Ma era orgoglioso di te. Io non vi lascio qui, mamma. Non parto se tu e Giovanni non venite con me. Figlio mio, io non posso lasciare questa terra. Tuo padre è morto qui. Mio padre? Lo so che adesso sei addolorato. Ma non devi rinunciare ai tuoi sogni. Non sarebbe giusto. E se poi tuo padre ti avesse visto combattere a Littoria come ti ho visto io? Non puoi lasciare il pugilato proprio adesso. Avevamo deciso che sareste venuti anche voi. Senti, lasciamo passare un po' di tempo, eh? Quando Giovanni sarà più grande e ti raggiunge. E magari, chissà, un giorno ci ripenso. Adesso non posso, cerca di capirmi. Ma tu devi partire. Parti. E non guardarti indietro. Ciao Andrea, te le curi queste ferite? Sto così male che non sento più niente. Lo so, hai ragione, per te è un momento brutto. Ma ti hanno offerto un incontro molto importante. A Los Angeles. Quando dovrei partire? Domani. È stata una sorpresa anche per me, Giulia. Non credevo di dover partire così presto. Non ho ancora parlato con nessuno. Mio padre, le mie sorelle. Per loro sarà un colpo. Se tu sarai felice, lo saranno anche loro. Ne sono certo. E poi, guarda, ci ho pensato. Noi adesso partiamo. Appena ci sistemiamo, le cose vanno bene, ci faremo raggiungere dalle nostre famiglie. Ma non è così semplice, Andrea. Mio padre ha una certa età, non sta bene. Ha sofferto tanto per avere questa terra. Hai solo paura, Giulia. Basterebbe convincersi di essere forti, avere un po' di coraggio. Io non voglio rimanere qui. Voglio un posto migliore dove vivere. A che ora parte il treno? Silvana, mi vuoi prendere un po' d'acqua alla fontana? Perché non ci va Sandro? Perché Sandro si è ammazzato di fatica tutto il giorno in palude.
Ma niente, Silvana, ci vado io. Ecco, brava, dagli corda. Papà è in camera? No, non lo sta là. Una vacca se ne va, ma prima di spendere soldi col veterinario voleva darci un'occhiata a lui. Chi è? C'è qualcosa che non va? No, niente, niente. Vado dal papà. Ecco, visto che ci sei, vacci tu alla fontana a prendere l'acqua. Papà, sei qui? Papà, che è successo? Non riesco ad alzarmi. Ma perché non hai pianto? Che vergogna. Non c'è niente di cui vergognarsi se qualche volta hai bisogno degli altri. Allora appoggiati a me. Dovrei essere io ad occuparmi di voi, e invece dovete accollarvi questo peso. Parli come se passassimo la giornata a starti dietro. Magari non puoi correre o fare grandi sforzi, ma per il resto... Che uomo è uno che non si regge sulle sue gambe? Non servo più a niente. Servire, le macchine servono. Le persone vivono, amano, e questo lo sai fare benissimo. Ti voglio bene, Giulia. Non te lo dico mai abbastanza. Non voglio far torto ai tuoi fratelli, perché non è giusto che un padre faccia distinzioni, ma tu sei il mio angelo. Papà. Vieni, andiamo in casa. Mi è venuta un'idea. Quale? Che se ti rimettessi a fare il sarto sul serio, avranno bisogno anche qui di aggiustare i vestiti, no? Che sei in partenza. Sì, sì, purtroppo non posso rimandare. E non saresti neanche venuto a salutarmi? Ma sì. Sì, certo. Ce l'hai con me, vero Andrea? E il fatto è che ancora non capisco perché non me l'hai detto subito. Non lo so, forse non... Non me ne volevo rendere conto. Soprattutto perché era chiaro fin dall'inizio che Giulia preferiva te. E la porterai in America? Sì. Me lo immaginavo. Quando vuoi una cosa, te la vai a prendere. Pensa che io in un colpo solo stavo per perdere il mio migliore amico e... Lasciamo stare, sono illuso. Stavo per perdere la tua amicizia, Andrea. Non l'hai persa, Giacomo. La cosa peggiore che possa capitare a due amici. Innamorarsi della stessa donna. Mamma! La faina. Tuo padre diceva sempre che avrebbe aggiustato la porta. Aggiusto io prima di andare. Ma no, dai. Ma non fa niente, lascia stare, è una sciocchezza. Vai da Giulia, vai. Io vado dal nonno a dirgli quello che è successo. Giulia.
Andrea, io non vengo con te. Non posso lasciare la mia famiglia. Loro hanno bisogno di me. Non gliene hai neppure parlato, non è vero? No, non l'ho fatto. D'accordo, è successo tutto troppo in fretta. Forse hai bisogno di un po' di tempo. Andrò a fare l'incontro e poi tornerò a prenderti, eh? Andrea, non hai capito. Io devo rimanere qui. Che c'è? Non sei più sicura di amarmi? Io farei qualsiasi cosa pur di stare con te. Ma se partissi, sarei ossessionata da quello che lascio. E tu credi che rimanendo qui sarei più felice? No. Nella sacca ti ci ho messo anche la coperta per il viaggio in nave. Appena mi sistemano i soldi per i biglietti. Parlo sul serio, mamma. Sì, sì, sì. Non ti preoccupare per noi. Tu e Giulia sarete felici. Giulia non viene con me. Avere tue notizie, figliolo, o magari le leggeremo sui giornali. Magari. Ehi, campiona. Convinci la mamma a non dare tregua. Vabbè, ma tu non ti dimenticare di noi. Ho perso l'orologio, quello con le iniziali. Bello, cerchi qua, nella roba di Magno. Beh, non ti può essere sbagliata, l'hai messo lì dentro. Vattene da questa stanza, subito! Tu nella roba di Mario non ci devi mettere le mani, hai capito? Anna, ma io ti sono vicino. Io non ti lascio sola. Non sono come tuo figlio. Io l'ho capito di che pasta sei fatto. Odiavi Mario come adesso odi Andrea. Perché ti hanno fatto vedere il marcio che c'hai dentro. Adesso non ci sono più. E
comunque non permetto neanche a te, cara sorella, di venirmi a fare la predica. Io lo so che quel giorno avete litigato. Se scopro che c'entri qualcosa con la sua morte, io t'ammazzo con le mie mani. Non ti conviene metterti contro di me? Sei rimasta sola? Il terreno non sarà mai pronto per la semina. Ma perché ve la prendete tanto? E poi perché dobbiamo farlo noi questo lavoro? È roba da uomini. Zappa e consente. Pensa che al posto di questa radice c'è Amedeo Petrucci. Lo vedi che non funziona? Dai, aiutatemi. Tiratemi. Pronte? Sì, vai. Forza. Sembriamo tre galline che fanno l'uovo. Dai. Dai. Vai. Adesso. Sì. Vai. Aiuto. Ecco, vedi. Sono arrivato alla stazione, vedevo tutta quella gente che partiva e io volevo soltanto tornare via.